Iscrivetevi al canale di Pepe Rosa, iscrivetevi al canale di Pepe Rosa, cucina naturale, come mangiare senza ingrassare. Allora, salutiamo Deborah e salutiamo tutte le persone che si collegano e che si collegheranno. Salutiamo Crazy, salutiamo Miriam. Amplifica, amplifica, bravo Crazy Robby, amplifica a manetta. Salutiamo Miriam e salutiamo tutte le altre persone che si sono collegate. Allora, cerchiamo di vedere un attimino in questa stesa cosa ci raccontano i tarocchi. Quindi quello che devi fare è pensare a una situazione che ti può interessare e cerchiamo di capire, utilizzando il supporto dei tarocchi, come si può evolvere questa situazione, come questa situazione può prendere piede, diciamo, migliorare o peggiorare, insomma, evolvere, cambiare, perché tutto ricordiamo che è in perenne e continuo cambiamento. Niente resta fermo, niente resta bloccato, tutto cambia, tutto si trasforma. Quindi quello che devi fare è concentrarti, pensare a una situazione, a una persona in particolare che ti può interessare. E andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi, andiamo a vedere qual è il messaggio dei tarocchi relativamente a questa situazione che può essere interessante per te. Allora, prima cosa, quindi scegliamo i testimoni. Il primo testimone è il testimone del Buddha. Il secondo testimone è il testimone della piramide e il terzo testimone è il testimone della stele. Qui sono le 4 del mattino. Accidenti, sei mattiniera, brava, brava. È importante svegliarsi presto al mattino, anzi, dovreste sempre avere una motivazione per svegliarvi un'ora prima al mattino. Le persone che non riescono a trovare una motivazione per svegliarsi un'ora prima al mattino sono degli zombie, dei morti viventi. Allora, scegliamo, diciamo, la prima stesa che è il Buddha, la prima stesa che è il Buddha. Vediamo cosa ci racconta il Buddha. Ovviamente, utilizziamo i Taratarot, ovviamente utilizziamo i Taratarot che sono praticamente l'ultimo substrato dei tarocchi. Ricordiamo che i Taratarot, in un momento di stelle allineate, uno schema mistico si rivela al mondo della magia e degli enigmi tramite i Taratarot. Quindi fate un viaggio affascinante attraverso la saggezza esoterica, un approccio unico dei Taratarot. Quindi ricordiamo, salutiamo Davie, che i Taratarot sono stati trovati, le prime tracce di queste lame sono state trovate nell'antica Babilonia, ma anche negli scritti sumero-accadici, anche negli scritti sumero-accadici c'erano già presenti delle indicazioni dei Taratarot e si ipotizza che la provenienza dei Taratarot sia legata agli Anunnaki che hanno portato i Taratarot sul pianeta Terra. Anunnaki o Elohim, che dir si voglia, sono probabilmente gli artefici, ma anche loro credo che siano poi dei portatori sani di Taratarot, cioè l'avranno appresi da qualche civiltà ancora più primitiva. Quindi comunque i Taratarot non hanno un'origine terrestre, probabilmente hanno un'origine divina, hanno un'origine divina i Taratarot. Allora, lame antichissime, salutiamo anche Leonardo. L'Aurora, sarà l'Aurora. C'era quella canzone, sarà. E quindi cerchiamo di capire un attimino come vanno i Taratarot, cerchiamo di capire un attimino come procedono i Taratarot. Quindi, prima stesa è il Buddha, prima stesa è il Buddha. Quindi concentrati su una situazione e vediamo come si evolverà questa situazione. Max Canterini, ben augurato. Sì, faccio scappare pure
Allora, vediamo un po' cosa ci racconta questa stesa dei Tarot. Cosa ci racconta questa stesa dei Tarot? Vediamo come si evolverà la situazione. Pensa a una situazione, vediamo come si evolverà questa situazione. Scegliamo le prime tre carte e poi ovviamente ne sceglieremo altre tre e poi altre tre. Allora, beh, allora la situazione parte col principio. Abbiamo il Toy Boy, la carta numero uno dei Tarot. Ora, il Toy Boy rappresenta proprio quella carta, rappresenta quella carta dei Tarot che è proprio l'inizio, no? D'altra parte sarebbe il mago nelle banali stese normali, sarebbe semplicemente il mago. Il Toy Boy rappresenta l'inizio, non è detto, oh, salutiamo la nostra Grinettina, Green Apple, che ci chiama da Buckingham Palace. Ricordiamo che Green Apple è la proprietaria di Buckingham Palace, sta affittando in questo momento a Re Carlo e Camilla, che però ci risulta siano morosi nel pagamento dell'affitto di Buckingham Palace. E quindi abbiamo i Tarot che rappresentano il mago, rappresenta l'inizio, il Toy Boy. Questo personaggio incarna il giusto fascino, la giusta abilità. Il Toy Boy è un vero e proprio mago dell'amore, ma in generale rappresenta comunque l'inizio. Quindi, se questa tua situazione non è collegata all'amore, rappresenta comunque l'inizio. Rappresenta comunque l'inizio, e quindi quella situazione in cui tu pensi che dovevi iniziare, tieni presente che inizierà, si svilupperà. Comunque ci sarà una partenza, qualunque essa sia. Ovviamente dovrai, per farla funzionare bene, credere in te stesso, recitare il Tara Mantra. Questo ad esempio è il mantra, questo ad esempio è il mantra, ma sarà il Tara Mantra nella versione poi definitiva dei Tarot, che sono ancora in elaborazione. E diciamo che il Tara Mantra rappresenta quello che tu devi fare, dare valore a te stesso, dare valore a te stessa, se vuoi far sì che questa situazione possa evolvere. Ricordiamo che Tarot, a differenza degli altri tarocchi banali, diciamo, hanno questa capacità di dare sempre una soluzione. D'altra parte, come abbiamo detto, i Tarot sono di origine divina, perché le prime lame provengono diciamo, dagli scritti sumero-accadici. Già Zakaria Sitchin parlava dei Tarot come missione che gli Anunnaki gli avevano dato, e quindi, ma anche gli Anunnaki li hanno presi da civiltà precedenti. Si parla anche, diciamo, degli Arturiani, o comunque anche dai Pleiadiani. Si pensa che i Tarot abbiano una origine, diciamo, dalla costellazione delle Pleiadi. Allora, e quindi la carta del Tara Mantra è una carta che invita all'affermazione dell'amore verso se stessi, è un inno, è una melodia che vibra, diciamo, è una ciclicità. L'uroboro rappresenta la ciclicità. L'uroboro, il serpente che si morde la coda, rappresenta il fatto del, diciamo, è un continuo movimento evolutivo, come se fosse una spirale, un DNA unito al nostro io che ci connette alle diverse fasi del nostro percorso. Attenzione, perché il Tara Mantra ti invita a celebrare il tuo valore ogni giorno. Devi celebrare ogni giorno il tuo valore se vuoi ottenere dei risultati. E in effetti i risultati potranno avvenire perché le costellazioni dell'universo sono tutte a tuo favore. La manna dal cielo, però, attenzione, che è presieduta dal piccione. Quindi non si dice che non si avvera, l'universo è dalla tua parte, hai tutte le chance, hai tutte le possibilità, però la casualità, il mistero della vita è. Salutiamo Rosy, la donna ospedaliera. Salutiamo Rosy, la donna ospedaliera, che adesso vedremo di trovare un ricovero a Monte Carlo. Adesso Rosy si trova alle Molinette di Torino, poi dopo andrà a San Martino di Genova. E poi il tour della nostra Rosy parte
proseguirà, speriamo, per Monte Carlo, dove eviteremo tutti i medici frontalieri che da 20.000, che sono pezzenti, insomma, e cercheremo medici proprio monegaschi doc con casa tassativa di proprietà a Monte Carlo, perché se no non ce ne fotte niente, vogliamo solo medici monegaschi con casa di proprietà a Monte Carlo, in modo tale da riuscire a fare il colpo grosso a Monte Carlo. Quindi Rosi ne sedurà a quintalate di questi qua di Monte Carlo. Allora cerchiamo quindi di capire la manna dal cielo. La manna dal cielo, casa di 500 metri quadrati, tenendo conto che a Monte Carlo costano quelle medie, diciamo, 100.000 euro a metro quadro, 500 per 100.000, secondo me fa 50 milioni, ci vanno 50 milioni puliti per avere questa carta a Monte Carlo, questa casa a Monte Carlo, 50 milioni puliti. Allora, ma la nostra Rosi naviga nell'oro, per lei 50 milioni sono come per voi 50 euro, la nostra Rosi naviga nell'oro, è come Paperonde Paperoni. Salutiamo anche Tug, naviga nell'oro la nostra Rosi, 50 milioni per lei sono spiccioli 50 milioni per lei. Allora, vediamo, quindi il piccione rappresenta la casualità, rappresenta il mistero della vita. Infatti la nostra Rosi, quando va a fare la spesa, ha sempre qualche milione in tasca e quando va a comprare il pane spende 2 euro di pane e gli dà 50 milioni, gli dica tenga il resto, butta lì 2-3 milioni, cioè, tenga pure il resto, quello, cioè, è perché la nostra Rosi, altro che paperonde paperosi. Allora, quindi abbiamo la manna dal cielo che sarebbe esatto, bravo Leonardo, naviga perché è talmente allargata che non sta, cioè, va bene. Comunque abbiamo la manna dal cielo che è presieduta dal piccione. Il piccione rappresenta la casualità, la paperosi, esatto, che paperonde paperoni, abbiamo paperonde paperosi, la donna ospedaliera. Allora, abbiamo qua la manna dal cielo che è la speranza di tempi migliori. La manna dal cielo è come una pioggia di possibilità, una promessa di tempi migliori in arrivo. Questa carta è un invito a sognare, questa carta, fate attenzione però, perché la manna dal cielo è presieduta dal piccione. Il piccione è il simbolo dell'imprevisto, quindi fate molta attenzione al piccione. Quindi questa situazione potrà evolversi, questa situazione potrà dare delle cose, ma c'è sempre l'imprevisto che in qualche modo può, in effetti l'imprevisto talvolta si può manifestare, ecco, vedete, talvolta l'imprevisto si può manifestare con il narcisista, e quindi è la stessa del Buddha, talvolta l'imprevisto si può presentare come il narcisista, quindi deve fare molta attenzione alla narcizoccola o al narcirocco, insomma, comunque questa carta della narcizoccola, cioè la torre, rappresenta un po' tutti i narcisisti, non è che un narcisista in particolare, rappresenta un po' tutti i narcisisti, e diciamo è come un fuoco, no? Che divampa dentro, pronto a distruggere tutto, quindi fai attenzione, perché il piccione ti potrebbe portare il narcisista, tieni presente che la torre va abbattuta, però va abbattuta, quindi devi distruggere la torre, e quindi anche qui i tacchi, diciamo, della narcizoccola rappresentano praticamente un po', come possiamo dire, la fragilità degli eventi.
l'instabilità, quindi devi darti da fare, perché ogni distruzione che ti porterà la torre è una nuova possibilità. Quindi fai attenzione perché la torre potrebbe essere il piccione di prima che tac ti manda il narcisista. Ma tu hai la salvezza, hai due modi per salvarti. Uno è sempre il vaffa, quindi manda a fare in culo, che è sempre la cosa migliore, manda a fare in culo, che è sempre la cosa migliore, ma c'è anche l'altra possibilità, che è quella, diciamo, che è quella della donna cuciniera, quindi cerca di diventare un po' un alchimista. La donna cuciniera, questo antico simbolo dell'uovo, simbolo di trasformazione che... Già, salutiamo la nostra Dangerous Deal, Dangerous, eccola lì, che è stata anche sul canale, la nostra Dangerous Deal. Lei anche è un'affittuaria, diciamo, di Green Apple, vive anche lei a Buckingham Palace. Dangerous Deal, anche lei paga l'affitto a Green Apple come per Buckingham Palace, come il Re Carlo, diciamo. Oramai Green Apple sta piazzando, visto che Re Carlo, diciamo, è un po' moroso, lei sta piazzando, quindi... anzi, se volete un posto, diciamo, c'è un visto che Carlo e Camilla sono un po' morosi, chi vuole spendere un po' di soldi avrà il posto d'onore nel letto tra Carlo e Camilla. Volete il posto d'onore del letto tra Carlo e Camilla, in mezzo, da un lato Carlo, dall'altro Camilla, dovete chiedere a Green Apple perché vi troverà il posto letto, diciamo, tra Carlo e Camilla. E quindi è un'esperienza, diciamo che fa parte dell'horror, no? Chi vuole le esperienze horror, chi vuole fare esperienze horror, peggio di un film dell'orrore, diciamo, peggio di un film dell'orrore, una notte con Carlo e Camilla, una notte con Carlo e Camilla, che nessun film horror, diciamo, neanche quelli di... come si chiamava quello lì che c'è il film horror? Lì, vabbè, non mi ricordo più Dario Argento, esatto, neanche i film di Dario Argento riescono a rappresentare questo film horror della notte tra Carlo e Camilla, nel letto di Carlo e Camilla, in mezzo. Allora... Comunque, quindi qua tra l'altro, di questa stesa della donna cuciniera, questo simbolo, diciamo, presente, come dicevo, anche nella stele di Rosetta, è presente anche nella tavola smeraldina di Ermete Trismegisto, questo antico simbolo della donna cuciniera. Dove vedete ci sono l'uovo che è la creazione cosmica, la fecondità, l'alchimia, abbiamo le stelle dei quattro colori che sono elementi alchemici, terra, aria, acqua e fuoco, e questo qua ti dà la soluzione, no? Se tu vuoi andare avanti, se tu vuoi ottenere dei risultati, devi praticamente diventare un alchimista, saper mediare gli ingredienti. Questo è un punto fondamentale, saper mediare gli ingredienti. Questo è un punto fondamentale. Questa è una cosa importante, è veramente un punto fondamentale. Facevo la ma che attrezzi? Era un drone, sta Befana ignorante come una capra. Era un drone che facevo volare, un drone, Befana, era un piccolo drone, era un piccolo drone, il dronetello, non Donatello, il dronetello, Befana, una carampana ignorante. Allora, quindi vediamo l'ultima carta, cosa ci racconta. Oh, però, diciamo, l'ultima carta è il fil rouge, che ce l'ho ancora il dronetello, ma ormai è scarico, non vola più. Quindi questa è... che facevo? Faceva le riprese, che faceva volare? Faceva le riprese il dronetello, faceva le riprese, un piccolo drone che si può far volare senza patente, perché sai che fino a 250 grammi, mi sembra,
fino a 250 grammi si può far volare senza patente, quello pesava 100 grammi, pesava un etto, il drone Tello, però adesso è scarico, cioè dovrei rimetterlo in funzione, non lo so, però quando andavano di moda i droni avevo preso sto drone Tello, vabbè. Allora, comunque, abbiamo questa, questa, diciamo, questa carta che rappresenta l'innamorato, il fil rouge, l'innamorato, e quindi questa carta celebra la forza del legame emotivo, dove le anime si cercano, dove le anime si riconoscono, mentre questo è un punto fondamentale. Il fil rouge ti insegna che l'amore è un'energia, quindi devi imparare ad assaporare l'energia dell'amore. Quindi questa se fosse una situazione sentimentale evolverà e porterà nell'amore, ma in generale anche se non si tratta di una situazione sentimentale che tu vuoi andare a monitorare, devi tenere presente che comunque la situazione, diciamo, il fil rouge ti suggerisce che c'è una forza potente che ti aiuterà a raggiungere questo obiettivo, che ti aiuterà a portare avanti questa situazione, quindi tu devi poterti impegnare. Bene, quindi questa è la prima stesa, che direi non è male, non è male, anche se c'è l'imprevisto del piccione, come diceva la nostra Green Apple, che ti potrebbe portare il narcisista tra i maroni, però tu hai sempre la possibilità, diciamo, di uscirne fuori anche con l'ausilio del Taramantra, che è un ottimo, e poi prestare attenzione sempre al piccione. Passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide. Vediamo cosa ci racconta la stesa della piramide. Il drone Tello, vediamo cosa ci racconta la stesa della piramide e vediamo un po' cosa ci racconta. Quindi pensa a una situazione, vediamo come si evolverà. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Allora, cerchiamo di capire come sono, come si evolverà. Allora, qua c'è qualche situazione da mettere a punto, perché abbiamo la Malgagosta, però si evolverà bene, eh? Però all'inizio, diciamo, tu hai avuto un vissuto da Malgagosta, o comunque la Malgagosta in qualche modo è entrata un po' nella tua vita, e, diciamo, adesso secondo me lo stai superando, perché abbiamo le altre due carte, poi abbiamo l'iperlogico e l'equilibrio interiore, che dicono che questo probabilmente, l'essere Malgagosta, rappresenta un po' il passato. Nella mitologia, diciamo, questo essere mitico, la Malgagosta, è un essere mitico, appunto, ed è questo essere mitico, è metà Aragosta e metà Malgasciona e metà Aragosta. D'altra parte dobbiamo tenere presente che questo essere mitico, la Malgagosta, è per antonomasia il bacio della morte e della seduzione, il canto del cigno della seduzione, che delinea la dolce melodia dell'addio. Praticamente la Malgagosta sta per lasciare questa vita e passerà, diciamo, forse a una vita migliore, ma potrebbe anche darsi a una vita peggiore, non sappiamo, dipenderà un po' dal karma, comunque potrebbe anche passare a una peggior vita. Abbiamo la Malgagosta che il karma, diciamo, se la porterà via. D'altra parte abbiamo la simbologia nera, vedete tutto questo nero che rappresenta l'oscurità, il vuoto, l'inconscio. Poi abbiamo la falce che rappresenta un taglio netto, senza distinzione, può tagliare tutto. La falce, ricordiamo che è quella che ha colpito anche le palline da tennis del nostro Pippo, le ha falciate via, perché Pippo adesso non è presente, però è stato, le palline da tennis sono state falciate
E questo è quello. Però d'altra parte la falce colpisce senza sapere. E poi quindi abbiamo quindi la attenzione, amici, perché anche la Malgagosta ha una chiave, anche la Malgagosta ha una chiave positiva. La chiave, dice Leonardo, la chiave. Ma ti ripeterò, Leonardo, non ti preoccupare, anche la Malgagosta ha una chiave positiva, ti invita a lasciare andare ciò che ormai è passato. Questo fa parte del passato. No alle sirene, non fare l'ambulanza, non fare l'ambulanza. No ai lamentosi, no al canto del cigno della seduzione, questo deve far parte del tuo passato e tu devi diventare, diciamo invece, devi diventare, diciamo, un po' più, come possiamo dire, un po' più, devi diventare un po' più, come dire, iperlogica. Tenendo presente che l'iperlogico è una carta interessante, la carta rappresentata da Topolino, come vedete, Topolino è l'iperlogico per antonomasia, che però non deve confondere le lucciole con le lanterne. Vedete che c'è la simbologia, la lanterna è la ricerca della conoscenza della verità, ma la lucciola rappresenta la distrazione, l'illusione, le credenze, come quando voi vi illudete che il vostro fidanzato sposato potrà lasciare la moglie. Non vi illudete, il vostro fidanzato sposato non lascerà mai la moglie. E perché se voi credete che il vostro fidanzato sposato lasci la moglie, vuol dire che voi state prendendo lucciole per lanterne, avete le lucciole che vi distraggono. E anche qua l'uovo, diciamo, abbiamo l'uovo che rappresenta un simbolo di rinascita, ma tu devi cercare il pelo dentro l'uovo. E poi quindi c'è ancora una possibile evoluzione che è l'equilibrio interiore, questa carta che è la carta della giustizia che ti dice che se il tuo, come dicevano gli antichi egizi, se il tuo cuore, se la tua anima sarà leggera come una piuma, tu potrai assurgere al cospetto degli dèi, al cospetto di Dio. Ecco, quindi questa è una, però devi trovare il tuo equilibrio interiore. E quindi vediamo quali sono. Abbiamo ancora. Abbiamo la donna di qualità, il maschio alfa, e di nuovo le fil rouge. Allora, quindi se tu riuscirai a fare questo salto quantico, l'amore entrerà dentro di te, potrai trovare l'amore. Comunque questa situazione evolverà per il meglio. Sei partita da essere una, diciamo, sfigata, malgagosta, a diventare una donna di qualità. Quindi attraverso un percorso di crescita interiore, potrai ottenere veramente delle cose importanti per te e, diciamo, affilare, avere la spada del maschio alfa. Ricordiamoci che la spada è un simbolo, ho fatto anche un video, un simbolo molto importante, il simbolo della spada, è un simbolo molto antico, la spada difende e offende e questo è un punto molto importante. Salutiamo Roxy. E di nuovo il piccione, di nuovo il piccione ti dice che anche qua hai tutte le possibilità di realizzare quello che desideri, bisogna solo fare attenzione sempre al piccione. Il piccione è tornato, il piccione rappresenta la casualità, il mistero della vita, rappresenta quella, diciamo, il piccione rappresenta quella casualità che potrebbe in qualche caso rovinarti perché, diciamo, questo è un po' il piccione, diciamo, è sempre in agguato. E perché la manna dal cielo, cioè le potenzialità della vita, le potenzialità positive, sono sempre presiedute dal piccione, quindi c'è il rischio sempre del parcheggio del cimitero, del kebabaro, di Ciccio Giropizza, che possono essere in agguato quando il piccione mette in atto la sua merda fondamentalmente, cioè quando la sua merda ti c'entra proprio. Bene, comunque anche qua qualche possibilità c'è, vediamo la terza stesa.
che è la stesa, la terza stesa, che è la stesa della stele. Passiamo alla stesa della stele, quindi pensa a una persona e vediamo, a una persona, una situazione, ma può essere anche una persona. Vediamo come si evolve, vediamo come si manifesta, quindi tu pensa a una persona, a una situazione, pensa a quello che vuoi e vediamo come si manifesta la stesa della stele, come si manifesta la stesa della stele, come evolverà questa situazione, perché le situazioni hanno sempre un grado, un margine di evoluzione. Allora, mescoliamo, tagliamo, scegliamo le prime tre carte, le prime tre carte e vediamo un po' cosa ci raccontano le prime tre carte. Allora, bene, beh, non sono male. Allora, abbiamo di nuovo la donna cuciniera, abbiamo il vinculo e la carriola. Allora, che ci dice questo? Beh, io direi che è meglio iniziare andando per ordine dalla carriola. La carriola rappresenta le possibilità che ti offre la vita, diciamo. La carriola rappresenta un viaggio all'interno di se stessi, cioè è la carta un po' più antica della carta più recente del carro. La carriola è simbolo di una battaglia interna, un conflitto interiore, con una testa che tira da una parte, una testa che tira dall'altra. Questo è un viaggio, diciamo, in cui le forze contrastanti devono trovare un equilibrio. Perché c'è un bivio e c'è un bivio e ha due possibilità. La carriola ti può far andare o al parcheggio del cimitero, o come metafora del male, quindi del fallimento. Oppure ti può far andare al ristorante 5 stelle come metafora del bene, del successo. Quindi la carriola ha questa caratteristica, no? Sei a un bivio, ma andare da una parte o andare dall'altra dipende esclusivamente da te. La carriola ti insegna che tu devi negoziare con la tua interiorità, ogni passo in questo viaggio della carriola ti ricorda che se tu non riesci ad allineare le tue forze interiori, non riuscirai, finirai al parcheggio del cimitero. Se invece riuscirai ad allineare le tue forze interiori, quindi vedete che i Tarot ti danno sempre una chiave, i Tarot ti danno sempre una soluzione, come risolvere le cose. In questo caso, vuoi andare al parcheggio del cimitero? Lascia che la tua interiorità vada a mignotte. Vuoi andare al ristorante 5 stelle? Devi creare un equilibrio interiore. L'equilibrio interiore che passa attraverso la capacità di mettere a punto i vari elementi, no? Da donna cuciniera, quindi, come abbiamo detto, la donna cuciniera deve essere un alchimista che sa dosare tutti i grandi elementi della vita, l'uovo e la creazione cosmica, la fecondità. Ovviamente avrai delle prove da superare, avrai delle prove da superare. Queste prove sono date dal vincolo, il vincolo ti vincula. Il vincolo che cos'è? Il vincolo è praticamente il drago a sette teste, sono le prove che dovrai affrontare, le prove a cui la vita ti metterà davanti per raggiungere il tuo obiettivo. Quindi non sarà un obiettivo in discesa, sarà un obiettivo in salita dove ci sono dei vincoli, delle prove da affrontare, delle teste del drago da tagliare. Ma ogni testa del drago è una lezione imparata, un passo avanti nel tuo viaggio nell'affrontare le tue prove con coraggio e determinazione. Quindi la strada è in salita, ma il vincolo ti insegna che talvolta la crescita personale ti richiede di affrontare le tue paure. E quindi questo è il concetto di fondo. Tu puoi farcela se ammazzi il drago a sette teste e se trovi un allineamento interiore. Abbiamo l'energia della Margashona, l'energia dell'atto di coraggio e poi il sogno. Beh, insomma, ti sta dando quali sono le possibilità. Abbiamo, intanto tira fuori la Margashona, rappresenta un po' la tua femminilità o l'energia femminile in generale, sia tu sia uomo o donna fondamentalmente. Rappresenta il cuore di Venus, la femminilità, la madre universale, il potere della madre universale. D'altra parte c'è la corona che rappresenta la saggezza e sulla corona c'è anche l'ultimo tagliando. Ricordiamoci che la Margashon, in quanto Margashon, hai fatto l'ultimo tagliando, che nel caso di una situazione rappresenta l'ultima possibilità. Quindi è l'ultima possibilità di risolvere questo problema, di fare. Hai ancora una possibilità, ma è l'ultima. Quindi
cara Malgasciona, e questo è a livello in generale, no? La Malgasciona è l'ultimo tagliando prima della rottamazione, però diciamo oggi le cose possono andare avanti nel tempo. Salutiamo anche Nadia Blancato, quindi abbiamo tutto bene, grazie Davie, abbiamo grandi chance, grandi possibilità. E ti serve un atto di coraggio. L'atto di coraggio, vedete, è il passaggio fenomenologico, diciamo, dal mite gattino al ruggente leone, no? L'ombra ti suggerisce che il coraggio può apparire in forme sorprendenti. La forza non è soltanto muscoli, ma è una volontà di affrontare la vita con risolutezza. Ecco, quindi qua serve un atto di coraggio. E serve anche definire un obiettivo. Definire un obiettivo è molto importante, perché se non sai dove andare, nessun vento è favorevole per il marinaio che sa dove andare. Ma qua il marinaio deve sapere dove andare, e allora ogni vento può diventare favorevole per il marinaio che sa dove andare. Quindi devi prendere in mano le redini della tua vita, il gatto che diventa leone. Quindi il sogno deve essere pianificato, deve esserci una stella polare che ti guida. E vediamo l'ultima carta, la settima carta, che è il libertino, il diavolo. Beh, il diavolo rappresenta, diciamo, sempre un po' delle difficoltà nella vita, cioè nel raggiungere questo obiettivo. Il diavolo rappresenta la tentazione, devi imparare a resistere alla tentazione. Il libertino è un maestro nell'arte seduttiva, ti invita però a esplorare una tua parte nascosta, una tua parte selvaggia, senza regole. Il libertino ti ricorda che la tentazione può essere un terreno scivoloso, ma che bisogna imparare ad affrontarla. Ogni passo con il libertino è un'opportunità di navigare tra le tentazioni con discernimento e consapevolezza. Quindi devi affrontare anche e superare anche le tentazioni e riacquistare la tua libertà, perché vedete, le farfalle rappresentano la libertà, mentre il pentagramma rovesciato rappresenta un po' il simbolo dell'occultismo, e quindi il libertino rappresenta un po', come dire, le tentazioni che tu avrai, che però dovrai tirare dritta per la tua strada per raggiungere il tuo obiettivo. E quindi abbiamo finito le stese. Vedete che i Tarot Tarot vi danno sempre una soluzione, quindi a differenza degli altri tarocchi, i Tarot Tarot ti danno sempre una soluzione, la possibilità di risolvere qualche cosa. Mettete un like, iscrivetevi al canale, se volete fare una donazione potete farla cliccando sul tastino col dollarino, le donazioni ovviamente sono ben accette perché danno un contributo al canale. O se volete fare l'abbonamento, potete farlo. Un saluto a tutti, al prossimo video. Bene, grazie a tutti, al prossimo video.